Benvenuti amici di Ipnotica TV, sempre qui, sempre con i nostri dischi e soprattutto per rubarvi, insomma, un po' di tempo, ma più che rubarvi, per darvi un po' di quelle che sono le informazioni legate alla musica, la musica che ci piace, la musica che vi piace. Sono sempre in compagnia di Enzo. Ciao Enzo. Ciao Rocco, ciao, ben trovato. Sono contento quando finalmente ci riusciamo a beccare e rifare le nostre dirette insieme o comunque dare i nostri contributi insieme. Quindi tutta un'altra storia, tutta Assolutamente. un'altra Poi musica. veniamo, no, dai tuoi 40, quindi Veniamo dai c'è miei stata 40, esatto. tanta musica. Pensate che io gli ho mandato un messaggio per festeggiare questi 40 dicendo: non pensare agli anni che hai, ma è un anniversario esattamente come quelli di Billie Jean, più o meno, una cosa, una cosa del Sì, genere. esatto. Considera che ne ha 40 anche Billie Jean, quindi sei in buona Quindi compagnia, mi sa. sei in buonissima compagnia, ma anche noi oggi siamo in ottima compagnia e quindi non vedo l'ora, insomma, di parlare questa volta di un libro. Ma che... Eccoci qua, ciao Cosimo. Ciao Ciao a Cosimo. tutti, buongiorno, finalmente ci riusciamo ad Wow. incontrare dopo tante peripezie. Ce Ce l'abbiamo l'abbiamo fatta, fatta. ce l'abbiamo fatta, Beh, sì. perché noi siamo tipi tosti, per cui alla lunga vinciamo sempre. Come state, amici nostri? Tutto Bene, bene? insomma. Bene, tutto bene, dai. Siamo molto contenti. Io e Rocco volevamo iniziare sicuramente dicendo cosa? Facendovi grandi complimenti per le vostre ultime fatiche. Perché il libro di Federico, Storia e cronaca di rock italiano, gran bel libro di cui parleremo a breve, ma anche Cosimo è uscito con questo nuovo libro dedicato ad un altro grande amore, e cioè i Dream Theater. Purtroppo capitiamo in un momento un po' particolare per questa band, visto le ultimissime notizie, quindi insomma. Poi magari ne parliamo con Cosimo. Ovviamente, Rocco, ricordiamo che noi abbiamo avuto il piacere di intervistare sia Cosimo e sia Fede in occasione del loro libro guida sui Litfiba. Esatto. Esattamente. Bravissimo. Eccolo, eccolo qua. Sempre per Arcana. Devo Sì, dire che. che ha appena compiuto 2 anni, da poco ho compiuto 2 anni, Fantastico. quindi anche noi abbiamo Fantastico, un anniversario da festeggiare. fantastico. E devo dire, ripartendo da, no, proprio da lì per poi trovare i due canali, che in realtà quello stile, quella vostra ricerca, che si è vista assolutamente nel testo, dedicato ai Litfiba, lo abbiamo ritrovato, nelle vostre ultime. Così, selezioni musicali fondamentalmente, per cui sono due libri diversi quelli che avete realizzato, però io voglio chiedere a entrambi, visto che abbiamo questa possibilità adesso e poi chiaramente ci dedicheremo con precisione all'uno e all'altro, e voglio chiedere a Cosimo cosa è piaciuto del nuovo libro di Federico e viceversa. Se proprio dovessi scegliere una cosa in particolare. Il fatto che ha toccato parecchi temi, quindi ha abbracciato moltissime tematiche riguardanti il rock, quindi il metodo di divulgazione, l'iter che una band faceva per procacciarsi serate, quindi tutto quello che a 360 gradi circonda il mondo del rock. Oltretutto c'è anche un mio piccolo Come contributo nel libro di Federico, dove racconto più o meno quella che è stata la mia esperienza legata al rock in quegli anni felicissimi, i primi anni 90, in cui ero partecipe proprio in tutto me stesso al rock in no. generale, sia Esatto. come cantante rock che come organizzatore di eventi, eccetera. Figo. Fede? Beh, intanto da dire che in questo periodo di produzione siamo rimasti in contatto io e Cosimo, quindi siamo confrontati diverse volte. Devo dire la verità che io i Dream Theater non è che li conosca più di tanto, quindi ho letto il libro anche con curiosità e non è stata una sorpresa ritrovare tutta la passione
che Cosimo mette nelle cose che aveva dimostrato ampiamente nel mondo Litfiba. Quindi questa passione proprio si percepisce, poi ci sono dei dettagli maniacali che ormai lo contraddistinguono e che Vero, vero. ha dimostrato in varie occasioni. Quindi mi è piaciuto, l'ho letto proprio come un libro che mi ha dato delle informazioni nuove, perché appunto il Dream Theater non li conosco, quindi. È un amico ed è un grandissimo scrittore. Passiamo ad un altro grande scrittore, un altro che è, insomma, quando gli tocchi due argomenti, cioè la musica e parlare di discografie, è Cosimo dai numeri, nel senso buono. E cioè ci produce un testo che è proprio la summa di tutto questo, no, Rocco? C'è una guida completa alla discografia internazionale dei Dream Theater. Cosimo, ben trovato su Ipnotica TV. Da dove parte questo tuo nuovo lavoro? Allora, come tu già hai ampiamente anticipato, parte dalla mia insana passione per il collezionismo musicale, proprio nel senso stretto del termine. Perché tu devi sapere che oltre a Litfiba c'è anche un altro mondo che in parte puoi vedere alle mie spalle, no? Esatto. Io non colleziono e non ascolto solo i Litfiba, fortunatamente, ma anche Meno male. un ventaglio di band enormi che abbracciano molti generi musicali. E tra tutte queste band ci stanno anche i Dream Theater, che hanno un posto speciale nel mio cuore perché è una band a cui sono legato particolarmente. Mi sono anche cimentato in passato nel Ecco. fare cover dei Dream Theater, è stata fonte di ispirazione per riuscire a migliorarmi come cantante, quello di perseguire le orme di James Labrie. E comunque ho sviluppato ulteriormente questa mia passione anche suonando in una band metal progressive, i Marshall, una band del napoletano in cui ho militato per 5 anni e abbiamo composto anche un disco che è uscito nel 2011. Per cui ci sono vari elementi che mi legano a questa band. Poi parlare di una band presuppone anche il fatto che sia una band sulla quale tu ci puoi investire, nel senso che ci sono aneddoti e curiosità che spingono anche il lettore ad appassionarsi, perché semmai ha Assolutamente. una discografia variegata, ci sono parecchi aneddoti che puoi raccontare, invece ci sono parecchie band in cui la discografia è scarna e c'è poco materiale poca carne da mettere al fuoco, diciamo. Esatto. Beh, parliamo di una band, una di quelle band, no, che è o amatissima o abbastanza anche oltraggiata, dobbiamo dire, e che comunque, no, in un percorso discografico ha avuto, come che capita, degli alti altissimi, direi, e però anche, diciamo, delle uscite non proprio così trionfali. Volevo chiederti, ecco, proprio questo, cioè nell'amore che tu hai per questa band, come si fa poi a raccontare una discografia nel modo comunque di tracciare, no, questa linea, cioè del fatto che, ok, ne ho un amore, ma non sempre posso narrare, no, tutto quello che è il bene di una band, anche e soprattutto nella fase in cui qui abbiamo una band che ha cambiato anche degli elementi nel corso della storia fondamentale, che quindi ovviamente si va a ripercuotere sulla sua discografia. Allora, mi hai fatto una domanda che cade proprio a fagiolo, proprio perché io, essendo un grandissimo fan, come lo ero anche dei Litfiba, ho cercato in questo libro di un po' togliermi questo vestito da fan. Quindi ho fatto tutto un lavoro di ricerca, soprattutto di recensioni di album, per cercare di avere un punto di vista quanto fosse più equidistante da ogni lavoro discografico, in modo da non metterci sempre il carico da 90, da fan, e quindi avere solamente un occhio di riguardo verso la band. Quindi ci sono anche delle criticità che vengono ampiamente discusse su ogni pubblicazione e soprattutto su ogni periodo della band, perché come tu hai ben detto, ci sono state non solo dei dischi che hanno funzionato meno, ma soprattutto dei periodi contraddistinti da questa scarsa vena creativa.
che ha un po' contraddistinto questa band. Vero, vero, vero. Cosimo, io voglio chiederti anche questo, ma mi metto un po' sulla scia, no, di quanto stiamo dicendo. La profondità della discografia dei Dream Theater è qualcosa di incredibile, no? Io voglio dire questo, e cioè quanto nel tuo approccio, no, a questo materiale ha contato, come diceva Rocco, un po' quel pregiudizio che può esistere anche su questa band, cioè l'avrei sentito dire un milione di volte, se lo saranno sentiti dire un milione di volte, troppo tecnici, non mi comunicano niente, e altri invece che li esaltano esattamente per questo. È un parametro che hai tenuto a mente, o è un parametro di cui sì, ne sei a conoscenza, ma in fondo chi se ne frega? Allora, partendo dal fatto emozionale, che insomma, che... questo voglio dire. Sì. Ho capito il discorso che fai. Allora, partiamo dal presupposto che questo è un libro che è destinato soprattutto ai fan dei Dream Theater, quindi una sorta di pregiudizio che, bene o male, a chi non interessa, praticamente il libro non lo compra proprio. quindi evito già di entrare nella polemica così a due piedi. Ma poi penso che il discorso sia molto, molto più ampio, molto più diversificato. Partiamo dal presupposto che i Dream Theater hanno fatto un lavoro, non hanno riscoperto nulla di particolare se non aggiungendo delle sonorità e delle strutture tipicamente metal ad un costrutto che già esisteva, quello del rock progressivo, di cui abbiamo anche noi una certa matrice in Italia, quello legato agli anni 70. E quindi non hanno scoperto l'acqua calda, è solamente un'estremizzazione di questo tipo di approccio musicale con l'aggiunta di quell'elemento nuovo all'epoca che era l'heavy metal. Quindi il connubio di queste due cose ha generato i Dream Theater. Loro hanno avuto successo in un periodo molto strano, tra le altre cose, perché era il periodo in cui il metal era decisamente in caduta libera e si stava affacciando il grunge nel panorama mondiale. E loro, proprio contro tendenza e contro ogni aspettativa, hanno sfornato Images and Words, che invece è stato un grandissimo successo, trainato soprattutto dal singolo, l'unico singolo di successo che la band ha avuto, che è Paul Meander. Paul Meander, certo, pezzone. E subito con, no? Ecco la prova provata. Beh, io penso che sia fondamentale, no, Cosimo, quando si parla di una discografia, avere quell'oggetto che hai mostrato, cioè avere un vinile, avere un disco, no, che è la musica liquida, per carità, ci aiuta ad ascoltarla in tante cose, però l'oggetto ci restituisce anche quello che è un periodo storico, quello che è poi il modus dove la band ha operato. Tu prima hai parlato, hai detto una cosa che io trovo interessante, cioè tu hai detto è un libro che fondamentalmente, no, interessa ai fan. Ed è proprio qui, diciamo, una questione che forse negli ultimi anni, figlia anche dei social, no? Cioè, ma quanto è complicato parlare con i fan? Perché si nota spesso, soprattutto con queste band che hanno, come dire, una fan base enorme, una fan base anche molto legata, ti sei posto il problema, cioè adesso devo parlare a dei fan come me, cosa voglio trovare o non trovare, soprattutto se, come ci hai detto anche prima, nell'estraneazione che hai avuto, hai anche detto su alcuni passaggi non me ne frega una mazza di quello che può pensare un fan su questa cosa, perché magari gli vado a toccare una cosa in particolare, ma io la vedo, la penso in questo modo e quindi voglio inserire comunque nel mio libro una certa tipologia di pensiero. Allora, fondamentalmente parlare di dischi è un discorso soprattutto asettico, quindi non è che vai a toccare più o meno, perché il disco è oggettivo, l'hanno fatto, è quello. Parlare di discografie in senso stretto non genera questo tipo di dibattito. Quando invece vai a toccare il giudizio che hai su ogni disco, allora lì iniziano a sorgere un po' di problemi, perché logicamente c'è sempre una frangia di persone che
ama un disco piuttosto che un altro, un periodo, oppure... E allora non è possibile mettere d'accordo tutto su questo aspetto. Io ho cercato di fare un lavoro quanto più possibile incentrato sulla trasparenza e sulla linearità di pensiero, quindi evitare di fare dei trionfalismi per alcuni dischi, oppure evitare di affossare troppo altre pubblicazioni. Mi sono più o meno mantenuto equidistante con i giudizi, proprio per dare un tono più tranquillo e pacato a tutto il lavoro. Esatto. Io credo che comunque ti vada dato merito, al di là di quanto detto, del grande lavoro che c'è proprio per nel mettere insieme, lo dicevo prima, una discografia profondissima, delle pubblicazioni davvero numerosissime, per cui... E poi mi piace anche, e per cui invito, no, anche ad entrare dentro il tuo modo di lavorare, l'approccio, insomma, anche alla scrittura, perché poi c'è questa lista che provo a far vedere così magari, che mi ha ricordato molto anche la stessa impaginazione che c'era nella lista del libro di Litfiba, quindi per ritrovare, no, i tuoi tratti. E quindi voglio chiederti questo: quanto tempo ti ci è voluto per rimettere insieme tutto questo materiale? Sono tantissime pubblicazioni, magari tu adesso mi puoi dare il numero preciso se lo hai a mente, e poi parliamo anche di cose divertenti, è impossibile, immaginavo. Parliamo anche di cose sfiziose e divertenti. Nel riprendere tutta questa roba, qual è il pezzo che sei andato a recuperare dalla tua discografia? Hai detto: ah, questa è l'occasione per riascoltarmi sto disco pazzesco. In verità mi sono ascoltato molti dischi, soprattutto dischi che avevo all'epoca un po' ascoltato in modo svogliato, oppure non avevo approfondito più di tanto, proprio perché volevo avere un punto di vista proprio preciso e istantaneo su ogni pubblicazione. Cioè volevo che ogni recensione che avevo fatto di quel disco contenesse tutti gli elementi che erano distintivi di ogni singola pubblicazione. Quindi mi sono andato a riprendere quei dischi che in passato, tipo Systematic Chaos, oppure Black Clouds e Silver Linings, che avevo ascoltato così sommariamente, oppure le ultime pubblicazioni che non mi avevano convinto più di tanto. E questo integrato poi ad un lavoro di ricerca che ho fatto su altre recensioni di altri personaggi che ho trovato in rete. Quanto tempo è durato questa raccolta di tutti questi materiali? Per quanto tempo ci è dovuto lavorare su, per essere poi così preciso? Allora, tu pensa che la base di partenza potrebbe essere simile a quella dei Litfiba, nel senso che a livello collezionistico siamo lì, più o meno, li colleziono allo stesso modo. Okay. Per il tempo impiegato, ci ho impiegato esattamente 7 mesi. Wow. Lo stesso tempo che abbiamo impiegato io e Federico per fare il libro sui Litfiba. Cioè, come se il libro dei Litfiba l'avessi fatto in 3 mesi e mezzo. Questo forte del lavoro che avevo fatto appunto sul libro dei Litfiba, che mi ha dato praticamente, mi ha spianato le porte verso un tipo di organizzazione del lavoro che mi ha facilitato moltissimo nella prosecuzione con questo libro. Assolutamente, insomma, lavorone. Rocco, in chiusura, vediamo un po' che curiosità... Che sfizio volevi toglierti con Cosimo? Perché poi in chiusura io c'ho uno sfizietto che poi gli dico fra un po'. No, volevo più che una curiosità, prendo spunto da quest'ultima cosa che ci ha detto, no? Prendiamo che ti ci è voluto un anno e mezzo, no? Sommiamo Litfiba e... Esatto. E quindi un lavoro che comunque, no, alla fine nasconde innanzitutto il piacere di fare questo tipo di pubblicazione. Ma adesso che cosa c'è? C'è stanchezza e voglia soltanto di promuovere il libro, oppure sei già andato oltre? Perché questo modo di lavorare, di andare a riascoltare, di andare a fare anche degli approfondimenti, no? Delle ricerche che comunque sono in primis un bagaglio per se stessi, ti sta già dando nuovi spunti per, beh, forse quella è il prossimo libro che vorrei fare su quella band, su quell'artista. Hai fregato la domanda, Vicious.
Allora, io da luglio, quando ho pubblicato questo libro, ho avuto un'infinità di problemi che sono sfociati purtroppo con la perdita di mio padre a settembre. E da allora praticamente ho congelato tutta la promozione del libro e tutti i lavori che avevo in mente, che però pian piano ho ripreso in questo periodo. Io ho due idee su cui fare affidamento per la prossima pubblicazione, due band. Uno è una band, un altro è un cantante solista. Però l'approccio vorrei che fosse leggermente diverso, nel senso che non volevo incentrarlo sulla discografia, quindi distaccarmi un po' dal lavoro che ho fatto con questo e il libro precedente, ma essere un libro più biografico, quindi con più riferimenti riguardanti la storia eventualmente dei personaggi che voglio trattare. Molto Quindi interessante. abbandonare un po' se no faccio il remake di questo libro Esatto. su un'altra band, non mi sembra il caso. Vabbè, Ecco. questo ti va dato atto perché è sintomo di coraggio, ma le penne che sono durate nel tempo, no, Rocco, sono proprio quelle che hanno avuto il coraggio poi di cambiare strade che funzionano, Vero. che appassionano, per Ma anche per ritrovare poi un'esigenza nuovi spunti. creativa, perché Appunto, poi potrebbe appunto, appunto. anche non interessare più fare quel tipo di lavoro, proprio a me Esatto, intendo, capito? assolutamente sì. Io voglio ancora ricordare agli amici, speriamo, vediamo se questa volta il momento Marchetta va bene, perché prima il microfono giusto in quel È momento, andato ripreso. tutto all'aria. Secondo momento Marchetta, dicevo, ma al di là delle battute, io e Rocco consigliamo seriamente la lettura di questi libri, poi si avvicina anche il periodo natalizio, per cui regalo perfetto. Regali, esatto. È proprio questo nuovo libro di Cosimo Darino che esce per Arcana, che è uscito per Arcana, sui Dream Theater, la discografia internazionale dei Dream Theater, è il nuovo libro per cui ci sono dentro tutte le notizie e tutti i riferimenti di tutte le ere che hanno visto, insomma, i Dream Theater cavalcare la musica per tanti decenni, e quindi se volete approfondire questa band, io faccio un po' una piccola postilla, anche per me non è mai stata una delle mie band preferite, ma questo libro mi ha fatto venire tanta curiosità di ascoltarmi quei 3-4 album che magari, perché no, possono essere l'inizio per una passione che potrebbe sfociare. Per cui sì, forse è settoriale, però anche a chi così random capita di avere tra le mani questo libro, è un ottimo libro da cui iniziare. Per cui complimenti Cosimo, non vedo l'ora, insomma, anche di ritrovarci, perché no, anche di persona, per fare una presentazione del tuo libro qui a Potenza insieme. Volentieri, se mi invitate, sono disponibilissimo a venire. Poi, Grande, oltretutto, grande. sono casi della vita che uniscono, a volte sono proprio delle fatalità, se vogliamo Esatto. chiamarle, che ti fanno innamorare di una band piuttosto che un'altra. Io mi Bravissimo, sono bravissimo. innamorato di questa band, sarei per dire, no, i Litfiba e i Dream Theater cosa possono mai avere in comune? Dice nulla. Assolutamente nulla, perché musicalmente sono agli Sono antipodi. lontanissimo. Però io entrando in un negozio di dischi, mi viene mostrato il disco dei Dream Theater appena uscito dal negoziante, gli dico l'ho ascoltato, però è un po' ostico, mica c'è qualcos'altro da farmi ascoltare, e mi tira fuori un disco che c'ha sta copertina qua. Pensa tu, guarda, esatto, Allora tu incredibile. logicamente fai subito un collegamento Incredibile. mentale che non c'è, che non c'è, però comunque ti mette sulla buona strada per farla ascoltare. È vero, questa Yeah. è una E poi, bellissima cosa. sì, iconograficamente potrebbero anche sembrare uguali, però hanno un No, è messaggio completamente un differente. messaggio totalmente Giustamente diverso. conoscete il discorso legato ai Litfiba, alla trilogia del potere. Invece Esattamente. qua è un discorso molto autobiografico, questa copertina qua. Infatti il cuore sta a rappresentare l'energia, la passione e la fiamma, idem, mentre il filo spinato Il sono le spiano. difficoltà. Sono le difficoltà che ha avuto la band a riuscire ad emergere. Quindi è un discorso autobiografico che secondo me
è molto vicino a tutte le band, perché tutte le band all'inizio hanno avuto difficoltà ad emergere. Comunque, è come fare un calciatore, uno su un milione va in Serie A. Esatto, è proprio così. Cosimo, grazie di cuore, a presto. Ma grazie a voi. Grazie Cosimo. Ciao Rocco.